Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi è finalmente arrivato il Motion Kit Timelapse della SIRP. Ho pensato di farci un video unboxing, nonché di spenderci due parole sulle prime impressioni di questo prodotto. Era da un po' che volevo dare dinamicità ai miei timelapse. Dopo una discreta ricerca ho trovato in SIRP il prodotto che cercavo. Quello che offre è qualcosa di compatto, relativamente leggero e soprattutto facile da montare. Non ci sono cavi, non ci sono batterie esterne, controller esterni da attaccare e quindi in situazioni anche un po' più scomode, difficili dove potersi sistemare, penso che sia un prodotto che faciliti notevolmente il montaggio del tutto e poi la creazione del timelapse in sé. Quello che ho preso io è il Genie 2 con lo slider in fibra di carbonio e andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Allora, partiamo dal Genie 2 Linear. Come vedete, il prodotto arriva in queste scatole di cartone, devo dire diverse da qualsiasi altro prodotto che abbia mai ricevuto, e quindi già qui trovo che si differenzino abbastanza. Ok, qua abbiamo la piastra, anche all'interno tutto è coperto e protetto con cartone riciclato. Qui c'è un bellissimo libricino delle istruzioni che dopo leggeremo attentamente, la corda che si va ad attaccare qui sulla testa in modo da permettere il movimento sullo slider, cavi USB-C, caricabatterie, diverse prese, l'adattatore per la vite nel caso si decida di utilizzare soltanto il movimento orizzontale senza mettersi sopra la testa che permette il tilt. Lo trovo molto solido, mi piace come design, mi piace come fattura. Qui troviamo la batteria che secondo la carta dovrebbe tenere 14 ore di timelapse e 8 circa di video. Pesa circa 1,5 kg e troviamo su un lato il bottone di accensione, il joystick per muovere la testa e il collegamento USB-C e quello che va a controllare la camera. Passando alla testa verticale, anche qui stessa modalità di protezione del tutto. Me l'aspettavo il tutto un po' più piccolo sinceramente, ma devo dire bello compatto e solido, mi piace. Qui invece abbiamo due porte USB-C che permettono, come nell'altra testa, la carica della batteria. Inoltre abbiamo l'uscita per triggerare la camera, poiché è possibile farlo appunto sia solo con la testa per il movimento orizzontale, sia nel caso le due vengano connesse assieme e si remoti solo da qui. Qui sopra ci si attacca ovviamente la camera. Vediamo il resto del contenuto, oltre al libretto, l'adattatore per il caricabatterie, altri carica, sempre cavi di ricarica, cavi USB-C, eccetera, un bel panno che c'è anche di qua, sì, e la piastra che andremo ad attaccare sopra. Questa testa invece pesa 2 kg e ha una batteria che si trova qui dentro che permette un utilizzo di circa 12 ore in modalità timelapse e più o meno 8 in modalità video. Le due teste si possono appunto attaccare una sopra l'altra. Prima di tutto si sgancia questo blocco, si appoggia sopra, si chiude il blocco e in questo modo poi andremo a montarlo sullo slider. Allora, qui immagino che abbiamo
Esatto. Abbiamo la piastra che va a scorrere sullo slider e i due blocchi laterali per i binari. Non sono già sullo slider perché il sistema che SIRP ha pensato dà la possibilità di prendere ulteriori sezioni di binari e attaccarli su quello, diciamo, principale, in modo da allungare la corsa. Questa cordicina. Lo slider. Eccoci qua con la sua custodia. Questa quindi, diciamo, è la sezione madre dello slider, nel quale andremo a mettere la piastra e le teste. Contando la piastra e i blocchi laterali, il peso totale è di circa 2 kg e, come vi dicevo prima, sono più sezioni che possono essere unite. Ogni sezione è lunga 60 cm. Beh, potrebbero fare anche uno slider in cartone, perché no? Qui di lato abbiamo i piedini che ci permettono di adattarlo più o meno a qualsiasi superficie con questo comodo sistema di aggancio e sgancio. Andiamo prima di tutto a mettere la vite per poi attaccarci la testa con questo comodo sistema di sblocco. La scorrevolezza devo dire che è molto wow. Lo stesso sistema di gancio e sgancio che troviamo sulle teste e sui blocchi lo troviamo anche sulla piastra per fermare la corsa. Andiamo a inserire i blocchi laterali. Tac. Ecco. Ok. Montiamo la testa, da questo lato ci va la testina che poi farà scorrere il cavo lungo i binari. All'inizio pensavo fosse un po' scomodo avere questo tipo di cordicina in mezzo, diciamo così, da gestire, però poi in realtà, pensandoci, non vedo quale problema possa creare. Il sistema è molto semplice. Basta bloccare la corda qui dentro. Stessa cosa, andiamo a farlo dall'altra parte. È importante cercare di tenere abbastanza teso il cavo nel momento in cui andiamo a bloccare il tutto, altrimenti quello che può succedere è di avere dei movimenti bruschi nel caso si vada a cambiare direzione. Se uno decide di comprare più sezioni e questa corda non bastasse, sul sito poi si trovano diverse estensioni, mi sembra che la più lunga arrivi a 10 metri. Ho già provveduto a scaricare la loro applicazione SIRP. Ok, quindi andiamo ad accenderlo. L'applicazione rivela subito le due teste, noi selezioniamo connetti su entrambe. In questo momento non riesco a fare una prova già con la camera poiché è qua sopra che sta facendo la ripresa verticale. Non vedo l'ora di testarlo per bene, di provare tutte le opzioni e le possibilità che questo kit ci dà, e farò sicuramente un prossimo video in cui vi farò vedere tutte le possibilità, appunto, che questo Genie 2 offre. Sono davvero contento di averlo comprato, è proprio quello che pensavo in termini di compattezza. Me lo aspettavo un po' più piccolo in realtà, però considerando anche tutto quello che c'è dentro, ho avuto sotto mano qualche altro sistema e c'erano cavi ovunque, controller esterni, batterie esterne, insomma non era proprio il massimo se devi portartelo in giro, nello zaino, eccetera. Questo sistema invece è davvero super compatto e sono molto felice di
di averlo scelto. E spero questo video vi sia piaciuto. È uno dei primi, in realtà il primo video in cui mi pongo io qui di fronte alla videocamera. Devo ammettere che pensavo all'inizio fosse un po' più semplice. Sto apprezzando davvero tanto in questo momento chi ogni giorno, ogni settimana produce contenuti su YouTube o su altre piattaforme. Quindi se avete consigli, se avete commenti, pareri, fatemelo sapere. Qualsiasi cosa vi passi per la testa, se avete domande, non esitate a scrivermi. Per quanto riguarda tutto il mondo del timelapse, inoltre c'è una cosa a cui sto pensando da un po' di tempo, e si tratta di creare una community qui in Italia per tutti gli appassionati o chi lo fa di lavoro, in modo da poter condividere i lavori fatti, dubbi, pensieri, insomma qualsiasi cosa. Quindi nel caso foste interessati a questa cosa, ci sto lavorando, fatemelo sapere e vedrò di fare il tutto al più presto. Grazie ancora di aver guardato questo video e alla prossima. Ciao!